Buongiorno di nuovo. Delle volte quando leggiamo un libro o vediamo un film, troviamo due personaggi che si rassomigliano moltissimo e non sappiamo chi è chi. E mentre va avanti la storia, ci chiediamo chi è il vero, chi è il falso. Delle volte ci fidiamo di uno, poi dell'altro. E finalmente vediamo chi è chi, delle volte con una sorpresa. Ma questo dramma si può dare anche nella nostra propria vita. Quando ci muoviamo dall'ambito privato, della famiglia, all'ambito degli amici, del lavoro, le circostanze cambiano e forse anche noi cambiamo. E viene la domanda per noi e per gli altri: chi sono io? Nel Vangelo di oggi vediamo Giovanni Battista e lui viene confrontato con la stessa domanda: chi sei tu? E lui dà questa risposta bellissima: è la voce di chi grida nel deserto, è colui che raddrizza il cammino del Signore. Ma chi sei tu? È una domanda per tutti noi. Io posso vedere chi sono con la patente, con il passaporto, con la mia DNA, l'impronta digitale, ma non danno la risposta: chi sono io? La vera risposta si dà nel mio modo di essere, nelle mie parole, le mie azioni, il mio comportamento. Questa è la persona che sono. Noi ci chiamiamo cristiani, ma non basta il nome. Il vero cristiano è colui che segue Gesù. Quando io imito Gesù e provo a trattare le persone come lui le tratterebbe, questo sarebbe il vero io. Quando io vedo me stesso come Gesù mi vede, questo è il vero io e anche la versione migliore. Buona domenica, Dio vi benedica.